La Camera di Commercio di Chieti Pescara ha affidato all'Istituto di Statistica CERVED uno studio sull'impatto del Covid sull'economia delle due province. Per la prima volta in Abruzzo, ha affermato il presidente Strever, un ente camerale affida uno studio simile per mettere a disposizione del territorio dettagliate informazioni sull'andamento dell'economia pesantemente condizionata dal Covid-19. Gli unici dati certi ad oggi sono quelli del 2019. Abbiamo una previsione del 2020 non eccellente. Speriamo che il 2021 ci sia tempo per recuperare e tornare quantomeno a un pareggio, però questo è un mio desiderato. Vedremo quello che accadrà durante l'anno. Entrando nel merito delle cifre, prendendo in esame i primi 5 settori per volume di fatturato tra Chieti e Pescara, emerge che a Chieti la produzione di automobili è scesa del 25,7%, i componenti di autoveicoli meno 24,8%, l'ingrosso alimentare ha fatto registrare un meno 1,1%, pesanti le perdite anche nel comparto dell'edilizia che ha fatto registrare un meno 16%, infrastrutture ed opere civili meno 7%. In provincia di Pescara, pesanti perdite anche nel comparto dell'edilizia, meno 16%, ingrosso alimentari meno 1,1%, ristorazione meno 50% ed infine servizi non finanziari meno 11,6%. Quando c'è un bicchiere, se è mezzo pieno o mezzo vuoto, bisogna immaginarselo che sia mezzo pieno. Il settore turistico, sicuramente la ristorazione è stato quello più colpito in quanto hanno avuto l'obbligo di chiusura. Il settore visto invece come settore turistico in senso lato, devo dire che l'estate scorsa che ci è stato consentito lavorare abbiamo riscontrato un ottimo successo per la nostra regione e questo è un lato positivo. Positivo se siamo capaci di cogliere questa crescita, implementarla, che quello che abbiamo perso eventualmente nel 2020 perderemo anche nell'inverno 2021, speriamo di recuperare nei prossimi anni.